intanto vi presento i miei primi due ospiti di oggi, che sono Roberto Arduini dell'Associazione Romana Studi Tolkieniani. Buongiorno, buongiorno Arduini, benvenuto. E poi c'è Claudio Testi dell'Istituto Filosofico di Studi Tomistici di Modena. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Grazie per aver accolto il nostro invito anche in questi giorni in cui muoversi semplicemente per raggiungere Modena non è semplice. Ma... però insomma noi troviamo che la vostra presenza qui oggi ci dia l'occasione per affrontare un tema che può sembrare di nicchia, che può sembrare per pochi, ma che in realtà descrive e interpreta quello che è un grande progetto o comunque un sentire culturale che soprattutto in questi ultimi tempi si sta diffondendo. Partiamo dal capire e dal presentare, perché possiamo dare per scontato che non tutti sappiano di che cosa stiamo parlando, l'Istituto appunto modenese di studi tomistici. Che cos'è e di che cosa si occupa? Sì. Dunque, l'Istituto è stato fondato nell'ormai lontano 1988 da me e altri amici, allora ancora in parte studenti universitari, altri già laureati, accomunati diciamo dall'amore per lo studio della filosofia, in particolare di Tommaso d'Aquino. Sì. E però il nostro approccio allo studio della filosofia, in questo caso di tipo medievale, è sempre stato molto aperto, in senso diciamo forte, a un confronto con gli altri percorsi della cultura, sia a livello filosofico che ad esempio anche a livello scientifico. Noi abbiamo sempre fatto grande attenzione ai temi della scienza, e quindi una filosofia che vede un po' incarnarsi e confrontarsi anche con altri tipi di settori. Tra questi c'è anche la letteratura, e per questo motivo ci è sembrato opportuno a un certo punto iniziare anche a fare molta attenzione al fenomeno Tolkien, che io personalmente seguo da tanti anni, ma che soprattutto dopo l'esplosione del film abbiamo capito essere un qualcosa che andava anche culturalmente indagato in modo profondo. Per cui il modello che avevamo usato per la filosofia, quindi fare convegni, fare corsi, fare seminari, poi fare anche libri, perché abbiamo diverse collane filosofiche, dopo l'abbiamo in qualche modo anche applicato a Tolkien, in cui stessa matrice. Abbiamo fatto un convegno nel 2010 internazionale, il primo convegno in Italia, abbiamo iniziato a fare dei corsi su Tolkien, tra l'altro proprio adesso ne stiamo facendo uno nella sede del nostro istituto, e in più abbiamo anche una collana di libri che, lo dicevo prima dell'intervista, senza sì, tema di smentita, è la più bella sicuramente collana a livello internazionale, perché abbiamo lì tradotto gli studi più importanti su Tolkien fatti fino adesso. Ecco, quindi grande attenzione a questo fenomeno, e non è qualcosa di estrinseco alla filosofia, questo è il mio personale parere. Certo, e direi che insomma l'attività che conducete testimonia anche quello che è questo indirizzo, insomma un istituto che è nato con una idea, con una ipotesi, poi chiaramente si è evoluto anche sulla base di quello che sono gli interessi dei suoi fondatori. Resta sempre l'interesse alla filosofia. Che resta, ecco, naturalmente, beh, insomma, certo, l'anima, il DNA, è quello, è quello. Però è interessante capire come una realtà appunto nata su basi filosofiche, su un interesse filosofico, si sia poi in realtà aperta e spostata anche a coinvolgere temi che invece sono un po' più diffusi, diciamo così, un po' più popolari, soprattutto adesso che Tolkien stesso e ciò che rappresenta la sua opera è diventato appunto popolare. Da qui il coinvolgimento dell'Associazione appunto romana di studi tolkieniani. Che cosa rappresenta quindi Tolkien come fenomeno? Perché si è passati da Tolkien come esponente non solo della letteratura, dicevamo, ma anche della cultura, e su questo poi vorrò tornare, a vero e proprio fenomeno di massa? Perché insomma adesso i film tratti dalle sue grandi opere, per citarne alcuni, insomma sono davvero tra i più seguiti, tra i più apprezzati. Che cosa lo rende fenomeno? Buongiorno. Allora, la prima cosa da capire è che Tolkien era già un fenomeno di massa prima ancora che arrivassero i film, perché già fino al 2000 aveva venduto Il Signore degli Anelli più di 100 milioni di libri, quindi diciamo i lettori e gli appassionati di Tolkien in tutto il mondo erano già tantissimi.
chiaramente a questo fenomeno si è aggiunto il fenomeno di Peter Jackson della prima trilogia Il Signore degli Anelli e adesso della seconda trilogia sullo Hobbit, quindi è divenuto un fenomeno planetario e la conoscenza è arrivata anche a chi non l'aveva letto prima. Quindi insomma Tolkien è divenuto un fenomeno allo stesso tempo per i propri contenuti, perché nei suoi libri si possono trovare tutta una serie di elementi che parlano anche ai lettori di oggi, perché il problema del male, il problema della scelta, il problema dell'amicizia, del diverso, sono tutti problemi che vengono affrontati nello stesso Signore degli Anelli, anche se parla di un mondo immaginario, perché poi appunto c'è soltanto questo, diciamo, escamotage di parlare di un mondo immaginario che però in realtà è un mondo molto reale. Eh sì, un genere che forse un autore che definire fantasy forse risulta assolutamente riduttivo, insomma, Tolkien è molto di più di ciò che può essere etichettato semplicemente, e azzardo questa parola, come fantasy, è così? Testi. Assolutamente, giustissimo. C'è un grande dibattito se Tolkien sia fantasy o meno. Sì. Ecco, c'è chi sostiene che non lo sia, nel senso che in realtà l'uso della magia in Tolkien, soprattutto se uno legge i libri, è molto molto ridotto rispetto a quello che si vede in qualche modo anche nei film, oppure quello che sono stati soprattutto, diciamo, gli sviluppi ulteriori del fantasy. Comunque, al di là del dibattito che è tuttora aperto, che però è anche, devo dire la verità, molto interessante, ecco, quello che penso io, e penso sicuramente pensa anche Roberto, con cui abbiamo sempre collaborato in questi tipi di attività, è che per noi Tolkien è un classico, cioè quello che noi stiamo cercando di fare passare è una cosa semplice in realtà. Tolkien è un classico della cultura del Novecento che va confrontato, pur con le debite proporzioni, a Dante, a Omero, a Virgilio, a questi grandi mitografi del passato. E io penso che, sono convinto che se uno comincia veramente a studiarlo seriamente se ne rende conto. Lui, infatti, dicono gli autori, non ha scritto una mitologia, ma in realtà ha scritto su una mitologia, perché tu non puoi scrivere su una mitologia computer, ma è come se lui avesse, tramite i suoi scritti, scoperto, lo dice spesso, un mondo che ha iniziato a esplorare, diciamo, tramite la scrittura, e l'ha fatto tra l'altro usando tantissimi stili, perché la cosa interessante di Tolkien, noi lo conosciamo come Signore degli Anelli, ma in realtà Tolkien ha scritto l'Hobbit, che è una storia più per bambini, ha scritto tante poesie, all'inizio lui era solamente poeta, ha scritto dei piccoli racconti, ha scritto delle tragedie, ha scritto dei racconti comici, quindi veramente è un autore a 360 gradi. Beh, del resto la caratteristica dei classici, poi correggetemi se sbaglio, è proprio quella di essere di massa, di essere per tutti e per tanti linguaggi, perché una cosa che colpisce è appunto anche la versatilità dell'opera di Tolkien, che si presta alla lettura, si presta alla cinematografia, si presta anche all'interpretazione, perché poi so che ci sono anche gruppi che proprio, ad esempio, rievocano proprio fisicamente, attraverso appunto scene, abiti, costumi, iniziative, insomma rievocano proprio tutto quello che è l'ambiente attorno a Tolkien. Che cosa significa, insomma, questa versatilità? Perché c'è così fortuna nell'opera di Tolkien? Dicevamo prima, ad esempio, le categorie del buono e del cattivo, il bene e il male, assolutamente attuali, insomma questa è un po' la forza anche di un grande classico. Sì, la forza di Tolkien è il fatto che lui si è dedicato a questo universo immaginario per tutta la vita, perché ha iniziato a scrivere i primi racconti nel 1917, quando ancora stava in guerra durante la Prima Guerra Mondiale, e alla sua morte queste opere non erano ancora compiute, alcune sì, chiaramente altre no. Quindi il Silmarillion, per esempio, che è, diciamo, quello che racconta le leggende delle prime ere della Terra di Mezzo, è un'opera che è stata poi composta dal figlio postuma. Quindi tutto questo lavoro che Tolkien ha fatto su questo universo immaginario lo ha reso molto reale. Infatti una delle caratteristiche che tantissimi lettori e tantissimi scrittori hanno detto su Tolkien è il fatto che, una volta letto il libro, il loro primo moto è stato quello di scrivere altri racconti, di proseguire quest'opera. Quindi questo lo ha reso anche un classico, e noi, proprio per questo motivo, insomma, abbiamo attivato da anni un gruppo di studio
con l'associazione, con l'istituto, e con questo gruppo di studio noi ora abbiamo lanciato un bando proprio su Tolkien e i classici, in cui Tolkien viene appunto accostato agli altri classici della letteratura, partendo da Omero per arrivare fino a Dickens, Orwell e altri autori inglesi, anche italiani come Leopardi o Guareschi, insomma, e per far vedere come in realtà moltissimi elementi siano in comune tra Tolkien e gli altri classici che vengono considerati della letteratura. Insomma, un potere, quello dell'argomento, dello stile di Tolkien, che davvero conquista ancora oggi. La forza della leggenda e del mito è un fascino che rimane, che attraversa i secoli e che ancora oggi ci conquista. Questo può sembrare paradossale, ma in realtà ci consola anche da certi punti di vista. Davvero questo rimane, perché? Ma io penso che la risposta sia, fra virgolette, semplice e complessa nello stesso tempo. Come mai Tolkien piace anche in Giappone, anche in Cina, anche in culture molto diverse dalla nostra? Sì. Piace a tutti, ecco, è un autore trasversale. C'è chi non l'apprezza, come tutte le cose, però ormai anche grazie ai film c'è questo fenomeno planetario, possiamo dire che Tolkien sia apprezzato ovunque. Ecco, io penso che il motivo sia che lui, come tutti i classici, tocca veramente qualcosa che è legato alla natura umana, cioè tocca veramente la condizione dell'uomo nei suoi drammi, nelle sue scelte, nelle sue problematiche, e toccando l'uomo in quanto tale è chiaro che ogni uomo in qualche modo ci si ritrova nel momento in cui lo legge. Quindi penso che la risposta sia un po' quella. Lui ha fatto un grande affresco proprio sulla condizione umana, direi oggi, perché in realtà Tolkien è un autore assolutamente contemporaneo, moderno. Cioè è sbagliatissimo leggere Il Signore degli Anelli come in qualche modo assolutamente, perché è pieno di tematiche che sono attuali. Si vede il problema della tecnica nel Signore degli Anelli in modo chiarissimo con Saruman, quindi problemi del suo tempo, il tema della guerra, evidente. Lui ha fatto la Prima Guerra Mondiale, dove ha partecipato alla battaglia della Somme, la più sanguinosa battaglia nella storia dell'umanità. Ha avuto due figli impegnati nella Seconda Guerra Mondiale, ha subito i bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale dell'Inghilterra, e quindi è strapieno di riferimenti alla contemporaneità, e secondo me lui era molto attento alla condizione dell'uomo oggi, con tutti i suoi problemi, diciamo, e un po' anche di apprensione verso il futuro. In effetti, certo, aveva tutte le ragioni chiaramente per essere apprensivo nei confronti del futuro. Spenderei altre due parole sui personaggi tolkieniani, personaggi simbolo, allora in realtà come oggi. Questo appunto è un ulteriore elemento di forza di questo autore. Sì, pur parlando in realtà appunto di razze immaginarie, appunto Tolkien ha parlato sempre dell'uomo e di varie sfaccettature dell'uomo, perché anche gli stessi elfi e il rapporto che hanno con gli uomini, gli elfi sono questi esseri immortali che si confrontano appunto con degli esseri mortali come siamo noi, appunto in realtà va a raccontare soltanto diversi aspetti dell'umanità, quindi ognuno dei personaggi in realtà si trova a vivere una serie di vicende, ma nei momenti più importanti si trova da solo a dover fare le proprie scelte. Quindi ecco che il discorso con la propria coscienza e col proprio essere civile lo mette bene in evidenza. Ci sono alcuni episodi veramente tipo quello di Beregond, che è una guardia che è costretta a disobbedire agli ordini per salvare, diciamo, il proprio principe. Ecco, ci sono dei momenti in cui si vede proprio tutta l'umanità di Tolkien. Insomma, anche il discorso delle categorie, bene, male, amore, morte, delineate sì, ma comunque con tratti, con confini problematici. Questo è un altro elemento che rende assolutamente attuale l'opera di Tolkien, è così? Sì, sì, assolutamente. Diciamo, la lettura più banale che si può fare di Tolkien è: ok, questo è un conflitto tra il bene e il male, ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. Ecco, niente di più falso. Nel senso che se uno legge i personaggi di Tolkien non c'è un personaggio che sia buono a 360 gradi, ognuno ha i suoi limiti, appunto, così come ogni uomo ha i suoi limiti, da Frodo a Aragorn. Ci sono tantissimi studi in merito, e quindi penso che la sua grandezza sia quella di avere senz'altro interpretato dei problemi, ma li ha incarnati, ecco, così, se così possiamo dire, all'interno di personaggi concreti, ecco, e che in qualche modo ti fanno capire il problema quasi dall'interno. Ti sembra quasi di vivere certe problematiche quando tu leggi Il Signore degli Anelli al suo interno. Non è mai banale, perché anche Frodo, per dire che la figura
per me tra le figure più belle. Ecco, non dobbiamo mai dimenticare che Freud in realtà è uno che pensa di aver fallito la sua missione. E per questo motivo, peraltro, lui quando torna alla contea è in qualche modo un vero disadattato. Ci sono, sì, degli studi che lo avvicinano proprio ai traumi post-guerra tipici della Prima Guerra Mondiale. Per cui mai banale, va sempre approfondito e, non, come tutti i classici, come diceva Calvino, non ha mai finito di leggerli. Esatto, ecco, esatto. Si leggono e si rileggono e sono sempre diversi, sempre più, sì, da conoscere, profondi, e da approfondire, ecco, esattamente. E, è innegabile però che, insomma, soprattutto l'ultimo, il più recente boom cinematografico ha dato chiaramente un impulso molto forte anche ad avvicinarsi all'opera letteraria di Tolkien. Voi avete notato nella vostra attività e soprattutto nei fruitori delle vostre iniziative un maggiore interesse, una maggiore partecipazione? Sì, diciamo che come ogni opera che arriva al cinema alla fine crea, diciamo, un momento di successo anche per il libro da cui è tratto. Certo. Quindi questo è capitato già con Il Signore degli Anelli e sta capitando di nuovo con Lo Hobbit. Noi la consideriamo un'opportunità perché ben venga, in fondo anche lo stesso Tolkien nelle lettere diceva, sperava fondamentalmente che lui le chiamava altre menti, altre mani, avrebbero proseguito la propria opera, perché lui si rendeva conto di non poter esplorare questo mondo fin nei minimi dettagli, in tutti i minimi dettagli, e quindi in realtà questo è stato esattamente quello che è successo, cioè da quando è stato pubblicato Il Signore degli Anelli altre menti ed altre mani si sono dedicate ad approfondire. Quindi Peter Jackson lo ha fatto in versione cinematografica, lo sta facendo con Lo Hobbit al cinema, e questo in realtà ha portato anche a noi un po' più di visibilità, e allo stesso tempo ci dà l'opportunità di insegnare a tutti questi giovani che vengono. Appunto, ieri sera abbiamo fatto il seminario, esatto, all'istituto, quindi ci dà questa opportunità di trasmettere loro questa passione per Tolkien e per la ricerca, per far vedere come Tolkien sia veramente un classico del Novecento. Esatto, un seminario, quindi questa serie di iniziative che voi continuate a svolgere per diffondere, insomma, la conoscenza e la cultura tolkieniana, ma anche appunto per dimostrare come ci sia davvero sempre da approfondire attorno a questo autore. Come si svolgono queste iniziative e su che cosa si concentra ad esempio un seminario proprio dedicato a Tolkien? Beh, per unirmi un attimo a quello che ha detto Roberto, chiaramente il film ci ha aiutato molto, sì, nel senso che l'interesse si è decuplicato, e devo dire che anche rispetto alla lettura dei libri non è affatto vero che chi vede il film non legge il libro, ma se uno va a vedere il film senza aver letto il libro, è dimostrato proprio da degli studi statistici, sì, tantissimi hanno letto il libro proprio a seguito del film. Ecco, sì. Venendo al corso, molto semplicemente noi abbiamo proposto un percorso che si intitola Alla scoperta della Terra di Mezzo, e sono 6 lezioni in cui si esamina lezione per lezione, dopo cena, mercoledì dopo cena, e un aspetto particolare di questo mondo. Abbiamo parlato delle cose anche più, per dire, inaspettate, perché, sì, abbiamo parlato di abiti, dove è venuta un'esperta tolkieniana che è anche sarta e ha fatto vedere anche alcune creazioni che ha fatto, e ha fatto un esame degli abiti nella Terra di Mezzo. Dell'associazione. Dell'associazione romana studi, sì, tolkieniani, sì, sì. E linguaggi, perché Tolkien è un autore che ha proprio inventato dei linguaggi che sono, tra l'altro, tuttora vivi. La cosa, sì, strana, curiosa, sì, è questa, è perché sì, ancora sono, si arricchiscono man mano, quindi non sono come il latino che è morto, ma si arricchiscono. Il linguaggio elfico anche, assolutamente, ecco, credo, quindi linguaggi, esatto, abiti, reminiscenze scolastiche. Sì, ieri, sì, sera con Roberto Arduini abbiamo parlato della figura del drago, che, esatto, è una figura strepitosa. Poi ci sono altri 3 incontri dedicati rispettivamente a Tom Bombadil, che è la figura più enigmatica per chi ha letto Il Signore degli Anelli. La domanda chi è Tom Bombadil è la più frequente in tutti, sì, i forum, e ce ne sarà uno dedicato alla musica, dove chiameremo un maestro di musica che ci parlerà, che ha fatto anche una sinfonia proprio basata sui pochi riferimenti che fa Tolkien alla musica, che in realtà poi sono più di uno, perché, sì, ci sono tanti studi, assolutamente, sì, e l'ultima sarà legata ai fan film, che anche questo è un fenomeno molto interessante, che grazie alle nuove tecnologie tanti fan stanno facendo dei film
film a un budget molto limitato, però stanno assumendo una qualità cinematografica molto buona. Quindi alla scoperta della Terra di Mezzo in tutte le sue sfaccettature, questo un po'. Voi che conoscete, amate tanto appunto l'opera di Tolkien, e poi l'avete vista al cinema, l'avete apprezzata, come valutate voi da esperti assoluti dell'argomento questa trasposizione cinematografica? Perché in genere insomma c'è sempre il tema, il libro trasposto al cinema non è fedele, oppure insomma perde, toglie, vale anche per quelli dedicati alle trilogie di Tolkien? Allora, ogni opera appunto che si trasmette da un mezzo ad un altro, ce lo insegnava McLuhan, diciamo subisce una perdita e acquisisce nuovi elementi. Quindi anche nella trasposizione cinematografica, chiaramente il linguaggio essendo diverso, bisogna raccontare la storia in maniera diversa. Peter Jackson ha tantissimi meriti, soprattutto nella prima trilogia lui è riuscito in quello che nessuno mai avrebbe pensato, cioè dedicare 7 anni della propria vita soltanto ad un film o ad una serie di film è una cosa che pochissimi professionisti si possono permettere, e soltanto un appassionato vero delle opere di Tolkien poteva fare. Inoltre Peter Jackson ha voluto omaggiare in qualche modo, anche insomma dedicarsi principalmente agli stessi appassionati, perché nella sua operazione nella prima trilogia ha saputo appunto in realtà rimanere fedele, se non al testo scritto, cioè alla lettera, alla sostanza del film, ed ha regalato agli appassionati le versioni estese, che sono quelle che poi sono uscite nei DVD, che arrivano quasi a superano le 10 ore diciamo in tutta la trilogia. Quindi Peter Jackson ha dei meriti assoluti. In questa seconda trilogia lui forse è stato un po' più condizionato dai produttori, è stato un po' più condizionato da quelle che sono le regole di Hollywood, per esempio ha inserito un personaggio femminile che nei film ad Hollywood ci deve essere per forza, quindi una storia d'amore che ci deve essere per forza. E che non compare nel testo originale. E non compare nel testo, ed è stato secondo me molto condizionato dal suo confronto con il Peter Jackson di 10 anni prima. Quindi confrontarsi con se stesso secondo me lo ha un po' in qualche modo fatto deviare da quello che era la passione per Tolkien e la fedeltà al testo, per andare a fare un film che appunto è un po' più lontano dal testo Lo Hobbit, anche perché i due, bisogna anche dire che Il Signore degli Anelli è un'epica, un romanzo epico in tutto il canone. Lo Hobbit invece è più una fiaba per ragazzi, è un capolavoro della letteratura per ragazzi, ma ha un altro registro. Certo. Invece appunto Peter Jackson ha voluto un po' mettere sullo stesso piano le due saghe, diciamo. Esatto. Insomma, un autore, la sua opera e anche le sue tante versioni che possono essere approcciate da chiunque, vero testi. Non è necessario essere esperti, ad esempio, anche per avvicinarsi all'attività dell'Istituto di Studi Tomistici, vero? Su questo no, assolutamente no. Anzi, la bellezza di Tolkien è che lo puoi leggere a tanti livelli. Lo puoi leggere quando io l'ho lessi a 13 anni la prima volta, chiaramente avevo capito probabilmente il 25-30% della grandezza, però in ogni caso è comprensibile dai non studiosi, perché come ho detto prima ci tocca l'uomo, e quindi quando c'è qualcosa che ti tocca lo capisci, lo fai tuo. E poi chiaramente se uno vuole, ma non è obbligatorio, approfondire, è chiaro che si è sviluppato tutta una serie di studi, direi dagli anni 80 in avanti, soprattutto alcuni libri fondamentali, che ti fanno apprezzare ancora di più. Quindi appunto non hai mai finito di leggerlo, anzi i corsi che facciamo all'istituto servono appunto perché se uno vuole iniziare a approfondire ancora di più, quindi fare un passettino in avanti nella comprensione di Tolkien, ecco, se viene da noi può avere gli strumenti, però la sua bellezza, io apprezzo anche il fatto appunto, i fenomeni un pochino di costume, che qualche studioso un pochino più spocchioso tendenza, e invece io devo dire che gli apprezzo, perché è sempre in qualche modo un qualcosa che vuol dire che lui ha toccato
qualche tasto di noi stessi che ci ha fatto in qualche modo cambiare. Esatto, e che comunque dà continuità anche all'interesse rispetto, certo, rispetto a quest'opera. Viva Tolkien e viva i classici, anche mi viene da dire. Grazie a voi per averci aiutato ad approfondire, a conoscere sotto certi aspetti quest'autore e la sua opera. Un buon lavoro a voi, grazie ancora. Adesso noi ci fermiamo per una brevissima pausa, poi ci ritrovate qui.